Ciao ragazzi, sono Tiago. Io sono Katia e vi diamo il benvenuto a questo nuovo video di domande e risposta sul fitness. Le domande di oggi saranno 6, quindi iniziamo subito e vediamo la prima domanda. Ok ragazzi, domanda numero 1 ce la fa Diego e ci chiede: ciao Katia, ciao Tiago, una domanda che avevo già fatto in privato, ma credo possa essere utile a molte persone. Come allenare gli addominali se uno ha problemi di stomaco, ad esempio la gastrite? Ok, perfetto. Grazie mille Diego per la tua domanda, è davvero molto utile. Allora, per quanto riguarda problemi di gastrite o altri, diciamo, disturbi legati alla zona addominale, ovviamente ci sono alcuni esercizi, quali il crunch classico, che potrebbero dar fastidio proprio per il discorso della contrazione addominale. Quindi, innanzitutto ti posso consigliare di lavorare la zona addominale con il plank, ok, e con il crunch inverso, dove comunque si va ad avere un chiusura a libro un pochino meno evidenziabile, oppure un lavoro di plank dove sei statico e quindi non hai quella chiusura lì. Ovviamente, non solo per te, ma per tutte quelle persone che soffrono di gastrite, è fondamentale andare da uno specialista, un nutrizionista, perché ci sono proprio delle alimentazioni, degli integratori che vi aiuteranno a migliorare o addirittura a curare questo fastidio. Ok? Facci sapere. Perfetto, ora passiamo alla domanda numero 2. Ok, domanda numero 2 ce la fa Adriana e ci chiede: ciao ragazzi, avrei una domanda. Il peso dei muscoli è maggiore rispetto al peso corporeo perché ho notato che il giorno dopo l'allenamento peso di più rispetto al giorno prima. Ok, benissimo Adriana. Allora, la domanda te la correggo perché forse la domanda da fare era se la massa muscolare, quindi il peso della massa muscolare, è più alto rispetto al peso della massa grassa. Sì, la massa muscolare in proporzione di peso pesa di più rispetto alla massa grassa. È importante capire che le dinamiche di aumento e perdita di peso derivano da tanti fattori, ok? Se tu ti fai un bellissimo allenamento, non è che il giorno dopo prendi subito peso. Il muscolo si distrugge, si ricompone nel tempo, tonificandosi sempre più. Quindi il fattore che tu vedi un cambio di peso in grammi tra un giorno e un altro può dipendere da tantissime situazioni, quale l'acqua, i pasti e quant'altro. Quindi non ti preoccupare che spesso e volentieri le persone c'è un po' la credenza che chi prende peso è fuori forma, ma in realtà se tu aumenti di massa muscolare, automaticamente la massa grassa si abbassa. Pesi di più, ma quello cui devi fare affidamento è a quello che vedi davanti allo specchio, non tanto alla bilancia. Scrivici, vogliamo continuare a seguire le tue Miglioramenti. Perfetto, miglioramenti fitness, appunto, e facci sapere, ok? passiamo alla domanda numero 3. Ok, domanda numero 3 ce la fa Vanessa e ci chiede: io mi alleno 5 volte alla settimana per un'ora con un allenamento o due dei vostri video di livello avanzato per un totale di 40 minuti, a cui faccio seguire 20 minuti di ciclette perché mi piace fare un'ora totale di allenamento. È giusto secondo voi? L'intensità della cicletta la tengo bassa con pochissima resistenza. Ok, perfetto. Innanzitutto ciao Vanessa e complimenti perché comunque 5 allenamenti a settimana da 40 minuti non è da tutti e quindi bravissima. Il discorso della cyclette a fine allenamento, per come la fai tu a bassa intensità, non è altro che un defaticamento. Quindi secondo me dovresti mantenerlo come tale perché 40 minuti 5 volte a settimana è già un allenamento molto intenso. Andare a inserire altri 20 minuti di una cyclette con una resistenza troppo alta e intensa, secondo me, potresti andare o entrare in overtraining. Quindi va benissimo quello che stai facendo, continua così e aggiornaci, ok? Perfetto, passiamo alla domanda numero 4. Ok, domanda numero 4 ce la fa Anna e ci chiede: ciao ragazzi, ho una domanda per voi. Io credo di conoscere quali siano le regole per essere in forma, mangiare pulito, fare allenamento, stile di vita sano.
Credo che sia necessario credete che sia necessario chiedere aiuto ad un nutrizionista per migliorarsi, oppure basterebbe solo mettere in pratica seriamente con costanza queste regole di base che più o meno tutti conosciamo? Ok, ciao Anna, bellissima domanda, ti ringrazio perché comunque si potrebbe tirare fuori veramente tantissimi argomenti, io cercherò di essere il più conciso possibile. Allora, ovviamente dipende tantissimo dal tuo obiettivo, quindi dove vuoi arrivare, qual è il tuo desiderio e la tua idea di forma fisica. Sicuramente allenandosi bene, mantenendo uno stile di vita sano e comunque facendo un'alimentazione pulita, fitness, chiamiamola così, si possono ottenere tantissimi risultati. Il discorso principale è questo, che c'è un momento per ogni atleta che si chiama fase di stallo, che è una fase dove praticamente hai come l'impressione di non andare né avanti né dietro, ok? Questo ti parlo ovviamente per esperienza personale. Quando arrivi in quel momento lì, allora forse è il caso di guardarsi intorno ed eventualmente consultare un esperto, che potrebbe essere un dietologo, un nutrizionista o anche un nutrizionista sportivo, che ti potrebbe aiutare con un piano di alimentazione personalizzata a oltrepassare quel livello di stallo ed arrivare a avere dei risultati veramente top. Tienici aggiornati e facci sapere. Perfetto, passiamo alla domanda numero 5. Allora, domanda numero 5, ce la fa Valeria e ci chiede: ciao ragazzi, avrei una domanda. Se io ho un livello di allenamento tra l'avanzato e l'intermedio, è sbagliato fare una sessione di allenamento per principianti? Ok, ciao Valeria, grazie mille per la domanda. Innanzitutto complimenti per il tuo livello, perché comunque vuol dire che ti sei data da fare con i nostri video. Allora, non è assolutamente sbagliato fare anche un video base principiante, nonostante tu sia a un livello più alto. Quello che è importante è dare un senso a quello che fai. Quindi il consiglio che ti posso dare è di crearti un programma, che lo puoi fare benissimo anche col nostro programma premium, di settimane con tre allenamenti, settimane con cinque allenamenti, e fare una settimana leggera dove magari fai degli esercizi intermedi e principianti che ti aiuta anche un pochino a scaricare e recuperare. E un'altra settimana magari inserire cinque allenamenti, tutti intermedi e avanzato. La cosa fondamentale è quella di variare sempre alta intensità, bassa intensità, perché comunque il nostro corpo non è una macchina e quindi ci sta anche di fare un workout da principiante blando per far recuperare il fisico senza stare fermi. Ok? Facci sapere. Perfetto, passiamo all'ultima domanda, la numero 6. Allora, ultima domanda ce la fa Aislin, spero di aver detto più o meno bene. Ciao ragazzi, gli esercizi per addominali da svolgere in piedi, esempio ginocchio al gomito, eccetera, sono efficaci quanto gli esercizi da terra come crunch, addominali intertempi e così via, per allenare quella parte del corpo e quindi posso sostituirli oppure è bene inserire ogni settimana sia addominali a terra e sia addominali in piedi? Ok, perfetto, è un'ottima domanda, ti rispondo subito. Allora, sostanzialmente ci sono due differenze tra lavoro che va a reclutare la fascia addominale fatta in piedi e quelli invece fatti a terra. Quelli fatti in piedi hanno diciamo un lavoro a 360 gradi, quindi non si va a concentrare solo sulla zona addominale, ma recluti anche altri muscoli. Lavorare da terra, quindi con la schiena, la base appoggiata nel pavimento, sicuramente ti permette di avere un lavoro più concentrato sulla zona appunto su cui lavorare. Quindi non devi né sostituire l'uno con l'altro, vanno sempre abbinati, ok? Nello stesso workout oppure divisi, ma non deve mai sostituire un esercizio per un altro, sono entrambi importanti. Facci sapere. Perfetto, anche per oggi ragazzi le domande sono finite, quindi vi ringraziamo e fatecene altre, lasciatele nei commenti qui sotto. E prima di lasciarvi, siccome Fix Fit è in continua evoluzione e aggiornamento, ci sono ogni settimana un sacco di video nuovi, allenamenti, video sulla nutrizione, domande e risposte, ricette, insomma ce n'è un po' per Sì, tutti. è molto importante che quando andate sul nostro canale Fix Fit, oltre a cliccare iscriviti, clicca anche la campanellina. Cliccando il campanellino vi arriveranno direttamente le notifiche ogni volta che noi faremo un video, quindi rimanete sempre aggiornati.
su tutte le nostre novità. Perfetto, quindi un bacione, un saluto anche da parte nostra e ci vediamo al prossimo video. Vamos!